danneggia la mafia stessa, perché attira troppo l'attenzione repressiva da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, ma soprattutto sottrae il consenso. E questa cosa ha il suo apice dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. La gente comincia a dire: ma sta mafia, insomma, colpisce anche me, chi si è trovato a passare a Capaci, chi ha avuto le proprie case distrutte in Via D'Amelio nel giro di centinaia di metri, i vetri delle finestre e tutto il resto, a un certo punto capisce che può essere coinvolto in prima persona. In Via D'Amelio non si capisce come veramente non sia successo molto di peggio di quello già terribile che è accaduto, perché l'avete visto nelle immagini, una strada piccola, quattro palazzi, 174 appartamenti vengono distrutti nell'esplosione della mia. La gente capisce, si sente minacciata, si sente... ma soprattutto la reazione della gente provoca mancanza di consenso, perdita di consenso. In questo periodo in cui la mafia e Totorrina sono troppo occupati dalla strategia stragista, compiono una serie di errori, questo ormai sono risultanze anche delle indagini, anche degli storici della mafia, compiono una serie di errori in quello che è il traffico della droga internazionale. Lo curano poco, fanno una serie di errori, sbagliano nelle consegne, oppure si appropriano di cose, non mandano i soldi in tempo. Praticamente perdono credibilità, diventano inaffidabili. La mafia di Totorrina è una mafia inaffidabile per i trafficanti internazionali di droga, per il cartello della droga, che si rivolge alla 'Ndrangheta e la 'Ndrangheta si assume questo onere. E devo dire che ci riesce anche molto bene, non sono artigiani, diventano subito professionisti e fanno un salto di qualità, naturalmente in negativo per noi, fanno un salto di qualità straordinario, diventano praticamente i primi nel campo dello spaccio della droga, del traffico internazionale di droga e dei rapporti con i cartelli della droga. Diventano i primi e si espandono naturalmente con il loro potere economico, si espandono moltissimo. E siccome è il periodo in cui l'Europa si apre, diciamo così, il mercato dell'Europa si apre, si espandono anche in Europa, varcano i confini. Belgio, Germania soprattutto, ma anche Francia, e cominciano a essere interessati i paesi dell'est con cui cominciano a stringere delle alleanze, perché anche lì c'è criminalità organizzata, che non è proprio mafia, ma è criminalità organizzata che tende a diventare mafia. Perché qual è la differenza? La differenza è il controllo del territorio, la differenza è il rapporto con la politica. Cosa Nostra ha fatto scuola da questo punto di vista, è stata la capofila. Però, come succede nelle mafie, la 'Ndrangheta ha rispetto di Cosa Nostra e allora non la esclude completamente, la rende compartecipe dei suoi traffici. È un po' come se riconoscesse, diciamo così, comunque il primato di Cosa Nostra. E il rapporto tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra diventa fortissimo. Quindi, al di là di indebolirsi, c'è un rafforzamento, perché si uniscono queste due realtà che restano ben separate, ma da quel momento in poi avranno rapporti di affari continui. Oggi tutto questo è una realtà consolidata. Cosa Nostra ha ripreso fianco con Provenzano, il significato della successione assicurata da Rina a Provenzano è proprio quella di poter ricominciare l'attività economica e politica, perché Cosa Nostra si era persa praticamente in questi meandri di violenza che avevano provocato la reazione forte e importante, determinante, che c'era stata a livello sia di leggi prodotte, perché lo Stato aveva dovuto comunque reagire, rispondere almeno per faccia per saltare la faccia, diciamo così, perché oggi sappiamo perfettamente, ancora non perfettamente, ma insomma siamo ben avviati a conoscere finalmente almeno altre parti della verità. Però ci ritroviamo ad avere delle mafie che, se sono più deboli, anche perché hanno ricevuto colpi sicuramente mortali, e comunque meno impegnate sul punto di vista della violenza nei confronti delle persone, hanno però un potere molto maggiore nel campo economico e nel campo politico. E sono anche molto meno riconoscibili rispetto a prima. Quindi oggi la vera battaglia è proprio questa, quella di affrontare le mafie nel mondo dell'economia e nel mondo della politica. Questo
questa è una realtà molto più complessa, molto più difficile da capire, ma non soltanto da capire, anche da contrastare, ma contrastare non dal punto di vista della repressione, ma dal punto di vista dell'opinione pubblica. L'opinione pubblica non è più spaventata o indignata davanti a una mafia che praticamente vede poco, non sente, non se ne parla più, non ammazza più nessuno. È una mafia che si inserisce nel mondo economico, ma non c'è solo la mafia che si inserisce nel mondo economico, perché tutte le porcherie che accadono nella nostra, nelle nostre economie spesso fanno sembrare la mafia e le mafie quasi come dei dilettanti allo sbaraglio. Non è così, perché le mafie o le mafie, quando lo fanno in prima persona, hanno però il potere e la capacità, proprio perché sono mafie, di condizionare e di indirizzare, vorrei dire, determinate scelte economiche. Allora, possiamo esagerare e dire che il mercato mondiale è condizionato pesantemente dalle mafie? Purtroppo non è un'esagerazione. Solo che è meglio andarci a piccole tappe, perché quando le cose sono troppo grandi, hanno dimensioni così vaste, si tende un po' a perdere di vista o a pensare non è una faccenda che mi riguarda personalmente o di cui mi posso occupare personalmente. Non è così, perché queste macro realtà partono dalle micro realtà, e le micro realtà sono quelle nelle quali siamo radicati noi, quelle sulle quali influiamo noi, quelle che noi gestiamo anche in prima persona. Si aggiunge il fatto giudiziario, perché quando noi drammaticamente dobbiamo renderci conto che in questi 18 anni abbiamo avuto una parte dello Stato che ha combattuto contro un'altra parte dello Stato e che ci ha, io lo posso dire perché lo sento in prima persona questo peso, ci ha presi in giro, ci ha ingannato, ha riso della nostra indignazione e del nostro dolore e ci ha fabbricato una realtà parallela che mostrava di contrastare, mentre invece ne era artefice e complice. Quando ci ritroviamo davanti a una realtà del genere, in cui nessuno si fida più di nessuno, perché non può fidarsi, quando in ogni omicidio eccellente c'è un buco nero che non si vuole illuminare, e parlo a partire dalla Portella delle Ginestre, la strage operata in Sicilia perché non vincesse il Partito Comunista, perché oggi questa è realtà storica, che viene operata da una parte dello Stato camuffata o assoldando una parte della mafia, in cui vengono costruite delle verità che non sono affatto verità, in cui ci si prende gioco della fatica, dei sacrifici della gente comune, in cui uno Stato che dovrebbe garantire la vita, la libertà della gente, dei cittadini, trama invece nei confronti di coloro che si comportano correttamente, e allora è troppo complicato. Non è solo l'agenda rossa di Paolo Borsellino, che pure è l'ultimo in ordine di tempo elemento forte che ci mostra chiaramente come non solo non si voglia scoprire la verità, ma come addirittura si è costruita una finta verità parallela per depistare e sottrarre determinati personaggi alla giustizia, al giudizio, vorrei dire, del popolo italiano. Se ricordate l'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa, sparisce il contenuto della sua cassaforte. Se ricordate Giovanni Falcone, sparisce la sua agenda elettronica. Se ricordate lo stesso Aldo Moro, le lettere di Aldo Moro, gli scritti di Aldo Moro vengono scoperti dopo anni, vengono scoperti per caso, nell'intercapedine di un appartamento che era già stato perquisito, e questo ci fa ricordare la mancata perquisizione del covo di Totò Riina, ci richiama alla mente
mettere degli elementi che ci fanno dire ma allora ho i tanti processi come quello di Ustica che durano decenni per poi ricominciare sempre da capo, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, troppi. E quando poi davanti a queste cose viene opposto il segreto di Stato, quando si arriva alle dichiarazioni di Massimo Ciancimino, che non si capisce bene, dice, non dice, ma che ci mostra una realtà cupa, oscura, nebulosa, dove uomini dello Stato, uomini della mafia, del malaffare, del terrorismo, vivono una vita parallela e costruiscono un percorso parallelo di cui noi siamo gli oggetti e le vittime. Allora questo ci fa capire anche perché ci siamo ridotti così. Perché vedete, la storia che noi stiamo vivendo bisogna analizzarla necessariamente nelle sue radici storiche, nelle sue radici storiche. Un popolo che non sa fare questa operazione di verità con il proprio passato, con la propria storia, non solo non vive il proprio presente, ma soprattutto distrugge ogni possibilità di futuro. E allora se è vero come vi dicono che il futuro siete voi, non dovete tollerarlo questo, non dovete permetterlo. Io vi dico la mia generazione, che tanti errori ha fatto, ma è stata anche guidata da sentimenti forti, da valori forti, che ci hanno nutrito, che ci hanno accompagnato, ha commesso tantissimi errori. Chi in buona fede, chi in mala fede, ma parliamo di quelli in buona fede. Noi oggi vi chiediamo aiuto, noi oggi vi diciamo abbiamo fatto degli errori, ma abbiamo anche cercato di costruire valori nei quali abbiamo creduto, abbiamo cercato di preservarli, di consegnarli, ma era una lotta impari, ci sono stati troppi che hanno remato contro, troppi e troppo potenti, che ci hanno condizionato, ingannandoci anche. Quindi se facciamo autocritica davanti ai troppi errori, vi diciamo anche attenti a non cadere nel trappolo, attenti a prendere in mano questa situazione prima che sia troppo tardi, attenti a pretendere la verità, perché solo la verità può restituire la dignità a questo paese, la verità, e la verità bisogna pretenderla, altrimenti non ce la diranno mai, bisogna pretendere. Per pretenderla dobbiamo conoscere i fatti, mostrare che i fatti li conosciamo e mostrare che non ci trasteniamo e che non siamo d'accordo. Per questo vi dico grazie, perché ogni manifestazione che voi organizzate, ogni incontro, ogni protesta, ogni situazione mostra che c'è un'Italia diversa da quella che purtroppo appare sempre di più. C'è un'Italia vera e io, Paolo mi ha fatto questo dono, mi ha dato questo privilegio, io la incontro ogni giorno. Io dal 92 in poi ho cominciato a incontrare la gente, non l'avevo mai fatto, non avevo nulla da dire, non c'era Paolo, non c'era bisogno di me. Ho cominciato a prendermi le mie responsabilità e a cercare di fare un discorso concreto, intanto perché dovevo capire io. Ho capito quanto era importante confrontarsi e rapportarsi con gli altri. E ho avuto il privilegio di conoscere l'Italia vera, di conoscere l'Italia migliore, quella che ogni giorno costruisce futuro, ogni giorno. E questo è un privilegio per me, perché altrimenti, credetemi, sarebbe stato troppo difficile poter accettare tutto quello che in questi anni è accaduto. Non l'ho accettato, mi sono ribellata fin dal primo momento. Ma altro è non accettare, altro è cercare di costruire una strada diversa, una realtà diversa. Allora non rassegnatevi mai, non rassegnatevi mai. È un debito che abbiamo nei confronti di chi non si è rassegnato e non si è fermato neanche davanti a una realtà concreta che conosceva perfettamente. Non rassegnatevi mai. Diceva Calamandrei, ben poca cosa ci chiedono i nostri morti parlando della resistenza. Quello di costruire ogni giorno, ma la parte più difficile l'hanno fatta loro. Ecco, la parte più difficile l'ha fatto qualcun altro. Adesso costruire giorno per giorno con le difficoltà che ci sono tocca a tutti quanti noi, nessuno escluso, che nessuno si tiri indietro, perché qui non è assolutamente possibile né rassegnarsi né fermarsi.